Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessiland Condivision. Quest'oggi analizzeremo insieme tre progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia, in particolare nella settimana che va dal 26 ottobre al 1 novembre. E proprio a proposito di questo, soprattutto nella seconda parte del nostro video, della nostra puntata, vi mostreremo proprio come condividere i progetti sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia e darvi qualche indicazione di più proprio a livello social. Non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito con il primo progetto, ma prima voglio ricordarvi sempre di iscrivervi sul nostro canale YouTube. Poi analizzeremo nel dettaglio anche questo. Iniziamo subito, vai! Il primo progetto di oggi è di Serena Cap, che ha realizzato questa bellissima maglia prendendo spunto da un tutorial della fata tuttofare Maria Grazia, dottore amatissima, che fortunatamente adesso sta molto meglio e ne siamo davvero contenti, abbiamo tirato un bel sospiro di sollievo, quindi tanti baci e abbracci virtuali ovviamente. E dicevo, quindi Serena Cap ha realizzato questa bellissima maglia prendendo spunto dal tutorial del maglioncino con lo scollo a V Allen. Infatti anche Serena Cap, proprio come Maria Grazia Dottore, ha utilizzato appunto l'Allen, che qui vedete nella variante Sweet Winter, e ci ha detto che si è trovata molto bene, nel senso che lei è una persona con una pelle particolarmente delicata, a volte non tollera neanche la lana più soffice e più morbida, e infatti inizialmente ci ha confessato che comunque era un po' scettica, anche perché vedeva un acrilico con questi peletti che fuoriuscivano, insomma, però il risultato che vedeva nel maglioncino della fata le piaceva davvero molto e quindi ha fatto benissimo, è stata coraggiosa e ha deciso di provare. Lo ha provato e pensate, persino per lei che appunto non sopporta molto la lana, scettica con l'acrilico, ha detto, invece ci ha confessato che le è piaciuto tantissimo. Oltretutto poi non è neanche una persona che realizza appunto un capo come questo e che quindi magari per proteggersi oppure per non sentire proprio nulla appone magari insomma una maglietta, una t-shirt sotto. Non le piace, ecco, indossare una doppia maglia, però ha voluto tentare lo stesso e ci ha detto che invece si è trovata benissimo, che è morbidissima, che non pizzica assolutamente, quindi con tutte le premesse che abbiamo fatto prima, questo è una grande affermazione, e che non si sentono assolutamente questi peletti, anzi accarezzano davvero ancora di più, e ci ha detto una frase che esprime davvero il concetto e la morbidezza dell'Allen, vale a dire il fatto che sia un filato che lavora da solo, e non è la sola ad averlo detto, e che oltretutto è piacere proprio a livello di tatto, cioè nel senso è proprio bellissimo anche il contatto proprio della mano su questo maglioncino, quindi realizzato con questo filato, perché è davvero morbidissimo, e noi l'abbiamo detto anche in Tessiland News e continueremo a dirlo perché lo è davvero tanto. E ci ha raccontato oltretutto che ha realizzato appunto questa maglia con lo scollo a V, lei ha fatto un bel top down e ha acquistato anche un altro Allen e realizzato anche un'altra maglia, e poi ci ha raccontato che la sua passione per l'uncinetto nasce in realtà da adolescente e che ovviamente inizialmente è nata come la maggior parte insomma delle principianti un po' con i centrini, poi grazie a YouTube e soprattutto alla fata tuttofare le è nata questa passione e ha iniziato a mettersi alla prova e quindi ad iniziare a fare alcuni maglioncini, e insomma dal risultato che vediamo è piaciuto davvero tantissimo ed è stata davvero molto brava. Ci ha dato anche delle dritte in più. Ci ha detto che la circonferenza che ha lei è 92%, che ha questo maglioncino, è 92 centimetri, però lei ha abbondato un po' di più perché non le piaceva l'idea di avere un maglioncino comunque attilato, ma invece molto morbido. La lunghezza è di 65-67 cm dalla spalla al bordo inferiore ed ha utilizzato circa 300 g di filato Allen lavorati con molto probabilmente l'uncinetto 5, tutto appunto alto. Si è trovata benissimo e ci ha lasciato anche un vocale che vi faccio sentire subito.
Buonasera Tessilan, buonasera Valentina e buonasera a tutte le persone che seguono la vostra pagina. Vi ringrazio di avermi scelta per il progetto che ho realizzato della maglia con lo scollo a V. Il filato che ho utilizzato è l'Allen variante Snow. Il progetto che mi ha ispirato è stato il tutorial della nostra fata Maria Grazia Dottore. Io ho apportato delle modifiche in quanto Maria Grazia lo ha lavorato a pannelli, io ho scelto di lavorarla con la tecnica del top down con lo scollo a V, semplice maglia alta, perché come spesso dice Maria Grazia, questo è uno di quei filati che lavorano per noi. Vi ringrazio tutte le persone che hanno apprezzato questo mio lavoro, e per la prima volta sento di poter dire di aver avuto una soddisfazione. Io credo che ogni creativa speri che i propri lavori vengano apprezzati, e quindi per quanto lei stessa ci crede, però avere l'apprezzamento da parte degli altri, io credo che sia il regalo più grande, la soddisfazione più grande, e in questo caso voi tutte lo avete dato a me, e non ho parole per ringraziare ognuna di voi e la vostra azienda che mi ha scelta per questa puntata. Ancora grazie a tutte quante voi. Sono davvero contenta, è una gioia infinita, ma soprattutto ringrazio Maria Grazia, perché devo dire la verità che in questo periodo ci ha tenuta compagnia, ci ha tenute impegnate e non ci ha fatto pensare per alcuni momenti a questo periodo difficile che tutti quanti stiamo attraversando. Ancora grazie davvero di cuore a tutti quanti voi. Un bacio grande e grazie per la vostra professionalità, per la qualità dei vostri prodotti. Grazie per tutto, tutto, tutto. Ciao! Che carina, grazie a te Serena, anche perché abbiamo avuto modo di scambiarci alcune chiacchiere al telefono ed è davvero simpaticissima, oltre che davvero molto dolce. Quindi grazie davvero, complimenti e passiamo al secondo progetto. Il secondo progetto di quest'oggi è di Rita Barberis Nocentini Massimo, questo è il nome completo che c'è su Facebook, quindi non voglio tralasciare nessun dettaglio. Allora, lei, come vedete, ci ha mostrato lo scatto di questa meravigliosa coperta realizzata con il Bravissimo, con il quale ha realizzato questi 49 mega quadrati utilizzando i ferri numero 5. Ci ha detto che in realtà è stato un lavoro commissionato a lei da un'amica e che ha scelto quindi questi colori del grigio e del bianco proprio per abbinarli all'arredamento della casa, appunto di colei che le ha richiesto insomma di realizzare questa coperta, e che si è trovata molto bene con il filato che ha utilizzato. Ma d'altronde sappiamo che il Bravissimo sulle coperte è davvero insomma inimitabile ed è perfetto per l'utilizzo. A proposito di questo, ovviamente noi ringraziamo Rita per la foto che ci ha fornito, perché poi devo dire che insomma vi è piaciuta. Ho notato negli ultimi tutorial che le foto che vedete, che rappresentano comunque un qualcosa da utilizzare sempre, quindi quotidiano, e con un lavoro, una lavorazione molto semplice come quella appunto proprio di Rita, riscuotono molto successo, e capisco perché davvero attrae l'attenzione di tutti, quindi è anche giusto che sia così. A proposito, come vi ho accennato proprio all'inizio della puntata, quest'oggi noi parliamo sempre appunto Tessilan Condivision, quindi di condivisione, e siccome nell'ultimo periodo siete state molte o sotto il video, che io vi ricordo sempre di commentare, oppure nel nostro servizio di assistenza, siete state molte a dirci come si condivide la foto su Meglio di Maglia, non riesco a farlo, ho delle difficoltà. Ecco, abbiamo quindi ben pensato di farvi vedere un breve video tutorial in cui appunto vi mostriamo come poter condividere la vostra foto su Meglio di Maglia, e chissà che magari prima o poi anche la vostra foto possa essere tra le più amate, quindi potremo magari parlarne nelle prossime puntate di Tessilan Condivision. Vi faccio vedere subito.
La prima cosa da fare ovviamente è andare su Facebook, cercare la nostra pagina Meglio di Maglia, che noi ovviamente abbiamo già tra le ricerche recenti, e cliccarci sopra. Automaticamente si aprirà il nostro profilo. Per caricare una vostra foto in modo tale che possiamo condividerla, le strade sono due, ma fondamentalmente i passaggi gli stessi, sono semplicemente invertibili. Potete o caricare prima la foto e poi apporre la frase, oppure cliccare direttamente su Crea un post, inserire la vostra frase, quale ad esempio, ecco la mia ultima creazione, realizzata con, e scrivete il filato con il quale avrete realizzato la vostra creazione. Mi raccomando, è un passaggio importante al fine di poter condividere la vostra foto e soprattutto dire come e con quale materiale avete creato la vostra ultima, il vostro ultimo progetto. Caricate poi successivamente la foto o il video che sia, prendendolo direttamente dalla cartella nel quale è riposto. Cliccateci su e poi cliccate su apri. Automaticamente quindi avrete la frase già pronta, la foto, dovrete poi cliccare su pubblica e la vostra foto sarà condivisa. Potete verificare che tutto sia andato a buon fine cliccando semplicemente su community, aggiornando la pagina e voilà, vedrete che la vostra foto sarà condivisa e non appena possibile la ricondivideremo anche noi di Meglio di Maglia, e chissà che non possa essere scelta anche per Tessilan Condivision. Insomma, come avete visto è davvero molto semplice condividere una foto sul nostro profilo Meglio di Maglia, e mi auguro davvero che insomma questo video possa esservi stato d'aiuto, perché insomma ce l'avete richiesto in tante. Parliamo però, oltre che di Facebook, anche di Instagram, e lì è ancora più semplice, perché se, a parte il fatto che comunque le foto che vengono condivise su Meglio di Maglia automaticamente vengono condivise comunque anche su Instagram, quindi per chi non ha Facebook, su Instagram può vedere comunque tutti i progetti che vengono condivisi su Meglio di Maglia, ma potete anche condividere i vostri. Come? Molto semplice: nel momento in cui condividete la vostra storia, cliccate su menzione e appunto scrivete Tessilan, automaticamente vi uscirà il simbolo appunto del nostro marchio, diciamo, e quindi vi basterà che cliccare sul simbolo e quindi avrete taggato Tessilan, noi potremo vedere la vostra storia e quindi potremo condividerla. E a proposito di social e di foto che riscuotono maggior successo, passiamo alla terza foto, che è proprio quella che ha ottenuto più mi piace. Vediamo chi sta. La foto che ha ottenuto più mi piace durante questa settimana, abbiamo un ritorno, un ennesimo ritorno, perché non è la prima volta che è la sua, è la foto, meglio il tutorial, che ottiene più mi piace. Infatti anche quest'oggi parliamo di Vera dal Mare. Devo dire che apprezzate sempre i suoi lavori, ma capisco, perché comunque ci dà delle direttive chiare, semplici, concise, pulite, e delle idee come appunto questi cappellini realizzati con l'Iggy e con l'Edit, che insomma ecco, vi sono piaciuti davvero tantissimo. Vi aggiungo anche che con l'Edit potrete trovare un'alternativa anche nel bravissimo, nel Baby K, perché mo adesso vedete che comunque insomma piano piano è un filato che verrà eliminato, e quindi insomma ecco, potrete però tranquillamente trovare un'alternativa negli altri due. Tornando al progetto di Vera dal Mare, lei ha utilizzato appunto questi due filati con il quale insomma è riuscita a realizzare questi due cappellini in maniera davvero molto semplice, le sono piaciuti davvero tanto, lavorati con ferri in bambù, quindi insomma ecco, qualcosa di nuovo c'è sempre, e ci ha detto che ha una passione innata verso l'uncinetto e che il suo sogno è quello di nuotare, ma come immagino un po' tutte voi e tutti noi, in un mare di gomitoli, il che è, ovviamente insomma rispecchia il pensiero comune. Ci ha inviato anche un vocale in cui ci saluta e ci parla un po' insomma della sua passione per l'uncinetto. Leggiamolo, anzi ascoltiamolo. Buongiorno Valentina, sono Vera dal Mare. Che dire?
Posso dire che la mia passione nasce da quando sono piccolissima. La mia nonna mi ha insegnato a lavorare all'uncinetto e invece per quanto riguarda i ferri sono completamente autodidatta, ho imparato tutto da sola. Mi piace seguire i video delle altre persone in gamba che possono insegnarmi qualcosa, ma alla fine quando devo presentare un progetto cerco di metterci qualcosa di mio, nel senso che come ho scritto raccolgo magari i punti che mi interessano di più e poi realizzo qualche cosa di personale. E per quanto riguarda il canale, era un po' che maturavo l'idea di provare qualcosa tutto mio, nel senso che volevo mettere alla prova le mie capacità. E infatti, nel momento in cui ho deciso di aprire il canale, nessuno ha saputo, né amici né parenti, che io stavo per aprire il canale, e quindi tutti, diciamo, le iscrizioni che ho avuto sono di persone che io assolutamente non conosco. E questo mi rende ancora più fiera. Io ho un mio lavoro, ma mi piacerebbe veramente tanto che questo potesse diventare il lavoro della mia vita, perché è la mia passione. Solo che per fare questo ho bisogno comunque di guadagnare, e in questo momento non lo sto facendo, naturalmente, perché sono un canale piccolo. Va bene. Io credo di avervi detto tutto ciò che magari vi può interessare. Vi ringrazio della vostra attenzione e di esserci, perché come filati mi trovo veramente bene con voi. Vi ringrazio e vi saluto. Arrivederci, Valentina. Carina anche lei, brava davvero, complimenti Vera dal Mare. Brava, brava, brava. Le avete viste? Sono tornate. Quanto ce le avete richieste e quanto noi abbiamo premuto affinché arrivassero il prima possibile. È arrivato l'Herman, ormai lo avete visto già da qualche giorno, queste meravigliose cake sono finalmente tornate sul nostro sito, quindi adesso potrete finalmente sbizzarrirvi e riproporre magari alcuni vecchi tutorial o comunque realizzare qualcosa di colorato, perché grazie a queste sfumature con quel pizzico di lurex davvero avrete una lucentezza da indossare meravigliosa. Quindi poi avrete sicuramente modo di analizzare nel dettaglio il video di Tessiland News, in cui potrete vedere per bene ogni singolo gomitolo, però insomma, ecco, mi andava di salutarvi con questa prelibatezza, con questa dolcissima cake che insomma davvero è stata tanto richiesta e noi l'abbiamo tanto voluta, quindi insomma, ecco, meritava una doppia visione, ecco, poi mi piaceva, quindi adoro i dolci. Ok, allora, detto questo, io vi ricordo, prima che caschino tutte, perché so che accadrà a breve, io vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube. Ve l'ho già detto e ve lo ripeterò all'infinito, perché è molto importante per essere a conoscenza di tutte le nostre novità, di eventuali promozioni, e di farlo, quindi iscrivetevi. L'avete visto anche l'altra volta. Iscriviti, cliccate, avete fatto, attivate le campanelle, così vedrete tutti gli altri video che verranno pubblicati e quindi sarete a conoscenza di qualsiasi cosa. Ho detto nulla. Sarete a conoscenza di qualsiasi cosa, quindi mi raccomando, l'ho già detto mille volte ma lo ripeto perché è importante, iscrivetevi. Poi magari consigliatelo anche alle amiche che adorano l'uncinetto, quindi fate questo passaparola, perché magari per loro potrebbe essere importante essere a conoscenza, vedere tutti questi video in cui appunto mostriamo le vostre foto, in cui vengono analizzati tutti i prodotti, in modo tale che possano conoscere anche un'azienda. Magari arrivano anche adesso, che è il periodo giusto per conoscere la nostra azienda, e quindi insomma, ecco, soprattutto magari anche per le più scettiche che non sono molto propense all'acquisto online. Purtroppo in questo periodo, insomma, ecco, è uno sicuramente degli acquisti più sicuri da fare, quindi perché privare di coloro che hanno questa passione di appunto interrompere i loro acquisti? Possono farlo sul nostro sito, voi potete aiutarci a farglielo capire grazie anche ai nostri video, e quindi potrebbero conoscere un'azienda dove comunque il pagamento è sicuro, le spedizioni, l'assistenza è garantita a 360 gradi. Quindi insomma, ecco, iscrivetevi su YouTube, fate iscrivere, perché fa bene. Ecco, detto ciò,
Cliccate ovviamente il mi piace, anche se l'avete fatto già in tantissimo, ma continuatelo a fare per chi non l'avesse già fatto. Mi piace sulla nostra pagina Facebook, Meglio di Maya, Instagram, perché così potrete condividere i vostri progetti che io adoro vedere e vi invidio tantissimo per la bravura che avete, su Instagram, Pinterest e TikTok. Di seguire anche le altre rubriche, quali appunto Tessila News o la rubrica Come fare con Andrea, e di cliccare un pollice in su. Se vi è piaciuto questo video, comunque tutti i prodotti che avete visto, di commentare ovviamente se avete delle richieste, perché come potete vedere vi leggiamo, non appena possibile vi rispondo e soprattutto mi date una gran mano per capire meglio in quale modo potervi aiutare, e quindi insomma che è la cosa fondamentale. E i link di tutti i prodotti che avete visto oggi li vedete qui sotto il video. Sto diventando logorroica, quindi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!